perché è finita tra me, Cap e Kazu. Quanti bei ricordi questa villa. Come ben sapete, il canale Cap e Kazu momentaneamente ha chiuso. Ricevo ogni giorno centinaia di commenti su Instagram, YouTube, TikTok, dove mi chiedete per quale motivo non facciamo più video insieme. Per prima cosa ci tenevo a dirvi che non c'è stato alcun litigio tra di noi. Anzi, siamo rimasti in ottimi rapporti, siamo davvero molto amici e ci sentiamo anche molto spesso perché mi piace sapere che cosa fanno nei loro nuovi canali. Dire che non mi dispiace è una cavolata, perché abbiamo passato 2 anni davvero belli insieme, abbiamo dormito sotto lo stesso tetto per un anno intensissimo in cui credo che vi abbiamo regalato davvero dei video incredibili su YouTube, ma soprattutto, spero, anche delle emozioni forti. È stato un capitolo della nostra vita che io personalmente non dimenticherò mai e voglio ringraziare di cuore Cap e Kazu per quello che mi hanno dato, insegnato e per avermi accettato come loro terzo membro con le mie cagate. Ma veniamo al dunque. Se c'è una fine, deve esserci anche un nuovo inizio. Ora scriviamo dei nuovi capitoli di YouTube, ognuno con le proprie sfaccettature, sfumature e con i propri modi di fare video. In sintesi, siamo ancora ottimi amici e ci vedrete ancora fare video. Proprio come in questo video in cui costruisco una spada di lusso e rubo la vasca a Cap. Mentre invece in questo video trovo un tesoro vintage insieme a Filippo. Per cui sappiate che non è finita. Iscrivetevi al canale delle Acagate perché arriveranno delle novità incredibili. Un abbraccio a tutta la community delle Acagate, ma soprattutto a Cap e Kazu, che abbiate sempre il vento in poppa.